Buon pomeriggio a tutti, cari amici. Dopo il video di questa mattina dedicato a Juventus Lecce, passiamo all'appuntamento post puntata di SmackDown nella notte tra ieri e oggi, puntata dedicata per gran parte dello show ad Undertaker, il grande tributo che la federazione dei McMahon ha voluto fare a un atleta come The Undertaker, che in 30 anni di onorata carriera si è fatto praticamente amare e apprezzare da tutti. Ovviamente c'è stato anche qualcuno magari che ha avuto con lui dei disappunti, ma quello insomma è una cosa che fa parte di tutti quanti noi, diciamo, ora la simpatia, ora l'asterno, insomma, comunque ora lo stesso punto di vista è ora qualcosa di diverso. Bene, inerente all'ultima puntata di SmackDown, innanzitutto io che ho avuto modo di vederla tutta, ovviamente non in diretta ma subito dopo pranzo oggi, anteprima della puntata, i primi 2 minuti e mezzo, 3 minuti molto belli. Poi tantissime testimonianze di tante leggende della federazione che hanno espresso un loro caro pensiero su The Undertaker. Poi ovviamente c'è stata la riproposizione, potremmo dire, in 3 slot, con poi 3 pubblicità all'interno del match di WrestleMania, che praticamente ha chiuso la carriera del becchino, dove appunto Taker aveva battuto AJ Styles. Poi invece all'interno proprio del palco atleti dello show blu, Nikki Cross è riuscita a battere Lacey Evans, Alexa Bliss e Dana Brooke, e quindi ha guadagnato l'opportunità di affrontare Bayley per il titolo femminile di SmackDown al Pay Per View Extreme Rules The Horror Show, così come si chiama quest'anno il Pay Per View di Extreme Rules. I New Day e Lucha House Party hanno battuto The Miz e Morrison e Cesaro e Nakamura, e infine ovviamente King Corbin si contraddistingue sempre per il suo essere contrario a tutto e a tutti, diciamo. Quindi si è messo contro anche di Undertaker. Ovviamente Undertaker forse a casa sua si sarà fatto delle risate. E Jeff Hardy quindi ha reso onore e merito a Undertaker battendo King Corbin nel main event della puntata, ma riflettendo un attimo sulla card di Extreme Rules The Horror Show, che ricordiamo si terrà nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio dalla 1 di notte ora italiana. E per chi ha visto il mio video per quanto riguarda il passaggio dei diritti WWE in Italia, quindi da Sky a D-Max e Dplay Plus, quindi al momento diciamo che dopo Backlash, che quindi è stato l'ultimo pay per view con l'esclusiva per l'Italia di Sky, non sappiamo se ci saranno possibilità in un tempo così recente, o magari tra un paio di mesi, di ritornare a vedere i pay per view in italiano. Per chi era affezionato a vedere anche i pay per view in lingua italiana, ricordiamo che comunque Raw, SmackDown e NXT su D-Max saranno commentati dal duo Franchini e Posa, Cassati e Iosa. Vabbè, questa frase ce l'hanno nel DNA, insomma, non so da quando, comunque. Allora, per quanto riguarda la card di Extreme Rules The Horror Show, abbiamo Drew McIntyre contro Dolph Ziggler per il titolo WWE detenuto da Drew McIntyre. Match singolo per il titolo femminile di Raw, Asuka contro Sasha Banks.
Match femminile per la cintura di SmackDown, Bayley contro Nikki Cross. Quindi vediamo che da una parte ci potrebbe essere la possibilità per Sasha Banks, anche lei, di essere come Bayley, two belts, quindi di avere due cinture. E poi il vero motivo per cui Extreme Rules si chiama anche The Horror Show, perché Braun Strowman e Bray Wyatt, quello che legherà loro due nel match che faranno sarà proprio un contesto thriller horror. Infatti, parliamo del Wyatt Swamp Fight. Io sono sicuramente d'accordo su questa scelta. Anzi, devo dire che il promo di Braun Strowman, nonostante abbia capito poco in termini in italiano di quello che ha detto. Comunque, mi piace questo Braun Strowman, mi piace questa rivalità con Bray Wyatt. I due quindi si vanno a reincontrare dopo essersi battuti nel mese di maggio a Money in the Bank, se non mi sbaglio. E quindi, insomma, staremo a vedere. Poi Bray Wyatt è tornato un po' ai fasti di un tempo, agli antipodi. Vedremo ciò che accadrà. Per il resto, diciamo che negli ultimi giorni, nelle ultime ore, c'era stato un nuvolone nero di presagio, di sventura, perché purtroppo questa situazione del coronavirus, come ben sappiamo, oltre che in Italia, anche in America, dove continuano le situazioni difficili, quindi anche ora in casa WWE, difatti Kyla Braxton non c'era a SmackDown, è stata sostituita da un'altra intervistatrice. Quindi speriamo che, da quanto so, Raw non è stato registrato ieri, diciamo c'è stato il dietro a front. Vedremo se verrà registrato nella giornata americana di oggi o domani. Comunque, speriamo vivamente che i programmi WWE non vengano interrotti. E quindi, insomma, Extreme Rules si avvicina. Siamo alla fine di giugno, credo, forse ci saranno almeno sicuro altre due puntate di Raw e SmackDown. Poi sto vedendo un po' di recuperare quando è successo appunto a Raw e ad NXT, dove comunque già ho letto qualcosa su NXT di un ritorno al passato in formato speciale di The Great American Bash. Quasi sicuramente per combattere la concorrenza con l'All Elite, che la settimana prossima e l'altra ancora farà le due puntate speciali per il pay-per-view Fighter Fest, dove non ho visto la card del pay-per-view, ma comunque forse addirittura mi sembra di aver capito che si dovrebbero affrontare Chris Jericho e Mike Tyson, quindi wow. Beh, però è dei NXT, quindi poi quando ho tempo un po' di vedere, poi vado un po' a commentare. Questa settimana diciamo che per me è stata un po' abbastanza impegnativa. Quindi il vostro Nicola Lucia vi dà il caldo, cioè il caldo, vi dà un caloroso in termini di simpatia, auguri di buon fine settimana, buona domenica per domani e buon pomeriggio. Tornando un attimino a Extreme Rules, quindi già 4 match ufficializzati, credo assolutamente che Braun Strowman contro Bray Wyatt sarà registrato, forse. Credo sicuramente nei primi 5-6 giorni di luglio, molto probabilmente, penso che sia così. Bene, grazie a tutti e sempre viva e forza il Becchino Undertaker, viva SmackDown e la WWE. Ciao!